invece sono tornato a fare video sul nuovo canale. E beh, diciamo, no, non proprio sul nuovo canale, su quello che era il mio vecchio canale, perché comunque c'era un'utenza più attiva, c'era più gente. Quindi voglio portarvi oggi un video particolare, voglio parlarvi di questo. In questa scatola che vedete dentro, come dal titolo, c'è il prototipo della Bar Controller, del nuovo tipo di pad. Quindi iniziamo subito con aprirlo. Allora, una scatola di metallo, sembra che dentro c'è una bomba, e troviamo dentro una lettera. Nella lettera, oltre a bei saluti, ringraziamenti, eccetera, eccetera, scopriamo che questo prodotto è stato fatto assieme a uno studio che diciamo si occupa di ergonomia e cose simili, e hanno creato questo nuovo tipo di paddles, come potete vedere qua sotto. Questi nuovi paddles vengono chiamati Reflex Switch, sono stati mandati ai giocatori europei per provare questo nuovo sistema. Questa qui è la scatola. Questo nuovo sistema, ora vi spiego come funziona. Troviamo qui all'interno il cavo in cordura, non so se riuscite a vederlo, che è un cavo comunque normale per l'alimentazione. Qui dentro ci sono invece, se riesco a toglierlo, i vari analogici. Eccoli qua, ora ve li faccio vedere. Eccoli qua, per esempio c'è quello della PlayStation 3, questo è uno nuovo, questo è quello dei Vitality, questo è quello invece del 360 e così via. Perché ovviamente chi vuole giocare magari con altri tipi di analogici, pure quello della PlayStation 4 e così via. Ma ora passiamo al pezzo forte, il pad. Eccolo qua, si presenta in questa busta, diciamo, in questa bustina di tela. Tiriamolo fuori ed eccolo. C'è scritto Privilege 07, penso, non so se è un numero indicativo che c'è a tutti o vale per ogni modello che hanno fatto. Comunque, come potete vedere, è un pad normalissimo visto da qui. Visto da dietro invece potete vedere la parte, quella principale, che sono questi paddles a forma di ali, di pipistrello, come li chiamo io, a forma di simbolo di Batman. Questi paddle possono essere premuti praticamente ovunque. Ovunque, non so se vedete dove li sto premendo, ma dovunque si premono e sono di una comodità disumana. Ovunque si possono premere, quindi questo sistema secondo me rivoluzionerà tantissimo i prossimi pad che usciranno, specialmente rispetto alla SCUF. Questo perché? Perché il problema principale dei pad come quelli della SCUF e così via è che dopo un po' si rompevano i tasti. Per prima cosa, qua non sono più messi con la colla a caldo all'interno, ma sono praticamente plastificati, quindi è molto più difficile romperli. E seconda cosa, si applica meno pressione su tutto questo elemento, quindi è più difficile che si rompano. Io per quello che vi posso dire, ci ho provato a giocare, non in claw, normale, e devo dire che la sensazione è comodissima. Cioè, quando l'ho visto ho detto, cazzo, io voglio giocare con le mani normali, non sono abituato, quindi per me è molto difficile. Però devo dirvi che se avessi del tempo per prepararmi per bene a un torneo, a qualcosa, io giocherei sicuramente con questi paddle. Non lo dico perché devo fare pubblicità o perché ovviamente devo sponsorizzare la Barn, ma perché per la prima volta vedo un prodotto fatto veramente bene, pensato al giocatore, non pensato a dobbiamo fare un prodotto che vende. Quindi io vi dico, questi pad non sono ancora in vendita, non li troverete ancora sullo store, però ci saranno delle opzioni per poterli modificare e poter mettere queste ali qui che vedete, o comunque li potrete comprare, penso, dopo il COD War Championship. Comunque, io dopo avervi fatto vedere questo video vi faccio un saluto, rimanete sintonizzati qui sul nuovo canale, che metterò, nuovo canale, sul vecchio canale Power TV, perché metterò altri video. Spero vi sia piaciuta questa introduzione al bar, un nuovo tipo di bar controller, sperando ovviamente che, ovviamente lo auguro alla Barn, che mi supporta da mesi, di sfondare veramente con questo tipo di pad. Quindi io vi saluto, bitches, al prossimo video, let's go!